Grazie per essere intervenuti. Oggi, come voi sapete, presentiamo il Festival Gay, o meglio, presentiamo quel grande contenitore di eventi che in questi 10 anni è cresciuto con noi ed è nato con noi, perché il Festival Gay nasce nel 2002 con questa amministrazione e da allora è cresciuto e si è radicato come uno degli eventi della programmazione algherese più prestigiosi, più attrattivi, più importanti sicuramente. È una serie di eventi che pone Alghero comunque al centro dell'attenzione non soltanto della Sardegna, ma quantomeno dell'Italia, oserei dire anche del Mediterraneo nord-occidentale. È una rassegna che ci serve sì per dare servizi ai turisti e ai cittadini, ma anche e soprattutto per promuovere questa città, questo territorio e per promuovere anche la Sardegna. L'impegno, come al solito, è notevole, perché Alghero è diventata un centro di interesse per molti artisti, quindi molti ci chiedono di poter esibirsi ad Alghero, di poter fare le proprie attività ad Alghero. Questo non è sempre semplice, perché mettere insieme in una stagione molti eventi è complicato, ci vuole sempre uno studio, una regia. Noi cerchiamo di favorire soprattutto le cose che hanno caratterizzato in questi anni Alghero, che si sono radicate e che ne caratterizzano l'estate, caratterizzano gli eventi estivi. Al contempo cerchiamo di coinvolgere in maniera sempre più attiva i nostri artisti. No, qui c'è Salvatore Maltana. Ma Salvatore Maltana rappresenta molti altri artisti algheresi che parteciperanno insieme a lui alla realizzazione di Festival Gay 2011. Quindi diciamo un panorama complessivo che pensiamo proponga Alghero in maniera positiva come città degli eventi in Sardegna anche quest'anno. Iniziamo a fine giugno, andiamo avanti sino a settembre con delle rassegne mirate, con degli appuntamenti fissi, con i bambini sotto le stelle ogni mercoledì, i concerti jazz sono lo stesso con cadenza settimanale, quindi si cercherà proprio in questo mega contenitore che alla fine raggruppa 100 diversi eventi, di avere grandi eventi all'anfiteatro Ivan Graziani e tanti altri grandi eventi all'interno della città, proprio per far vivere la città, per far vivere anche quello che già la città offre anche sotto l'aspetto delle mostre, della cultura, quindi si attrezzerà uno spazio apposito anche in piazza Pino Pilas proprio per consentire a chiunque di poter fruire anche delle bellezze del centro storico, di abbinarla anche con ad esempio con la mostra di Gaudì che rimarrà ad Alghero sino a settembre e che si snoda per tutte le vie del centro storico. Ora abbiamo cercato di mettere su questo programma di 16 concerti con 8 commemorativi, concerti commemorativi circa listi, grande musicista listi, Schumann e Chopin. Quindi nelle ricorrenze della morte di Liszt o della nascita di un altro grande, Schumann, eccetera. Tutti autori della musica classica, direi romantica in questo momento. Noi siamo riusciti a fare, con l'aiuto di ragazzi giovani che praticano il jazz e con alcuni ospiti che ci saranno, di abbastanza importanti, questi 14 eventi che si svolgeranno appunto all'interno del mercato della frutta. È uno spazio e non solo, diciamo, abbiamo scelto un paio di spazi con l'assessore Mario Cano. Cercheremo anche di utilizzare i nuovi giardini. Cercheremo di utilizzare anche i nuovi giardini e insomma qualche altro spazio che magari man mano baby. Esatto, il più piccolo, la parte verso il centro storico. E che dire, quindi appunto questo spazio del mercato nel quale appunto si faranno questi concerti. Rispetto agli anni scorsi si nota, insomma, credo a prima vista, che è stata un po' abbandonata, accantonata la strada del pop, che comunque ha caratterizzato il Festival Gay per diversi anni, e si fa invece verso altri generi.
credo che l'ulteriore sinergia, questa sollecitata dall'amministrazione, ci sarà anche con tutte le altre attività, perché Alghero ha bisogno di comporre un'offerta unica da proporre all'esterno, quindi sicuramente dovremo cercare delle intese, dei coordinamenti maggiori su questo. Quest'estate però abbiamo una nuovissima piazza che dobbiamo sperimentare, ma era una piazza che già da tempo avevamo individuato come di grande interesse, piazza Pino Piras, visto che l'amministrazione che stava deciso di dargli uno spazio un pochino superiore dal punto di vista di intrattenimento, noi abbiamo voluto ben volentieri partecipare all'animazione di questo sito. Due sono gli spettacoli, uno è uno spettacolo di tango e contra milonga con due ballerini argentini, poi abbiamo uno spettacolo che è il Lago dei Cigni, ovviamente non è fatto in modo classico, ma è un modo moderno. Allora, il valore di questo contenitore, noi abbiamo provato a fare una sommatoria di tutto ciò che loro hanno messo insieme, anche quello che non sono qua, arriva a circa 800.000 euro, forse li supera. Ciò che sta investendo l'amministrazione invece è intorno ai 150.000 euro.